Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Il completamento della gara nazionale all'Ancona 2000, le gare regionali alla Bocciofila Case Nuove. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Della gara nazionale alla Bocciofila Ancona 2000, il 15° trofeo Ancona 2000 e 6° Memorial Carlo Giovannelli, vi abbiamo raccontato tutto, o quasi, nella rubrica della scorsa settimana. Soprattutto vi abbiamo detto delle due straordinarie semifinali disputate da quattro big, Gianluca Manuelli contro Mirko Savoretti e Gianluca Formicone contro Paolo Signorini. Vi abbiamo fatto vedere l'incredibile rimonta e vittoria di Manuelli, che stava perdendo per 11-1, e della bella e sofferta vittoria di Formicone per 12-10. Oggi completiamo il servizio raccontandovi della finalissima fra Manuelli e Formicone, una partita non bella ed emozionante come le due semifinali. Gianluca Manuelli sta conducendo per 3-1 su Gianluca Formicone. E ora ha inserito il secondo punto e siamo sul 5-1. Manuelli colpisce. Punto preso, Formicone, ancora un ottimo accosto, Manuelli, colpisce e il punto è suo. Formicone, ultima boccia, viene ancora l'accosto, Manuelli, ancora un centro ed è un punto per lui, siamo sul 6-1. Manuelli, a fondo campo, ottimo accosto, Formicone, colpisce ma non è troppo fortunato, due punti per Manuelli, ancora Formicone alla bocciata, e colpisce la boccia dalla parte sbagliata e ora viene all'accosto, ma la sua boccia si annulla sulla tavola di fondo. E sono 4 punti per Manuelli, 6-4-10, è 10-1, la partita, la finale, la gara sembra di Manuelli, a meno che non ci siano quei recuperi che abbiamo visto in semifinale. Bella bocciata di Formicone, 2 punti a terra, Manuelli non prende il punto, ultima boccia. Punto preso e Formicone colpisce molto bene, 3 punti per lui e arriva anche il quarto, siamo sul 5-10, vuoi vedere che? Chissà, forse qualcuno si aspetta che anche Formicone faccia un grande recupero, ora vediamo, bella bocciata di Gianluca Formicone, Emanuelli non sbaglia l'accosto, Formicone, errore per Gianluca Formicone, e ora Gianluca Emanuelli può chiudere la partita, 11 a terra, e arriva il 12° punto, vince Gianluca Emanuelli, Monasti e Treviso. Qualcuno vorrebbe chiedere come hai fatto a vincere la semifinale. E niente, quelli sono casi. Sinceramente perdevo 11-1, magari mi faceva brutto perderla così, perché sinceramente non è che giocavo proprio male. Però lui, Mirko, era perfetto, giustamente pensavo che il risultato era un po' bugiardo. Poi piano piano ho mantenuto il ritmo, forse ho anche migliorato, e poi le bocce sai anche tu che sono episodi. Sono episodi. Se ne giochiamo altri 10, ne vince 10, però oggi è così. Il Formicone non è stato quello di sempre. A volte diamo merito anche all'avversario, perché lui è sempre bravo, ma stavolta penso di aver meritato la grande. Bravo tu, insomma. Oggi sì.
Complimenti, una dedica. Alla mia famiglia e compagni di squadra. Solo 5 secondi di pubblicità, poi le gare regionali alla Bocciofila Case Nuove di Osimo. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La Bocciofila Case Nuove di Osimo, presieduta da Alvaro Capone, ha organizzato il 5° trofeo Edil 3C, gara regionale a gironi serali per le categorie A e B individuale e C a coppia, separate sino alla fine. Una bella gara, o meglio tre belle gare con molti partecipanti, 422 complessivi. Di questa competizione dobbiamo subito anticipare che per quanto riguarda la categoria C non abbiamo alcuna ripresa di gioco, in quanto qui in Bocciofila doveva esserci solo la finale, ma una squadra, o meglio un giocatore, si è dovuto ritirare, quindi la vittoria è andata a Fabio Diamanti e Massimo Petrini della San Michele di Fermo, di cui vi facciamo vedere subito la premiazione. Bravi, bravi! Secondi classificati, Dino Belvederesi e Giovanni Zannini, Castelfidardo, ma qui c'era rimasto soltanto Belvederesi. E poi vi dobbiamo anticipare che le due semifinali di categoria A ci hanno fatto ricordare quelle della scorsa settimana alla Bocciofila Ancona 2000 con una partita dallo straordinario recupero e l'altra molto combattuta. Lo vedremo più avanti. Intanto ascoltiamo il presidente della Federbocce di Ancona, Gregorio Gregori, che ci spiegherà anche cosa è successo nella categoria C. Questa è una delle realtà che fa grande lo sport delle bocce. Sicuramente la Bocciofila Case Nuove ha un gruppo affiatato e ringrazio dal presidente Caponi a Fabrizio Casarola e a tutti i loro i componenti del comitato della Bocciofila, perché veramente è un gruppo affiatato e una società molto attiva che non si fa vedere soltanto per una gara, ma è presente tutto l'anno. Abbiamo visto due finali, non abbiamo visto la terza, quella di C. Che è successo? Può dire qualcosa lei, Presidente? È successo che impegni improcrastinabili hanno fatto sì che un giocatore che doveva giocare alla finale è stato chiamato e è dovuto partire immediatamente. E quindi la finale è saltata. Dispiace un po' di vederla, però considerando il numero dei giocatori, detto tra noi, doveva finire alle 10 di sera, quindi è andata anche bene da quel punto di vista. E ora ascoltiamo l'assessore allo sport del comune di Osimo, Alex Andreoli. Tanti atleti in gamba di alto livello, tanti volontari che si hanno da fare per organizzare una bellissima manifestazione come questa. Sicuramente oltre ai volontari anche tanti sponsor che permettono comunque di organizzare queste manifestazioni, come dicevo prima, di alto livello, perché abbiamo visto comunque anche il protrarsi per tutta la serata questo significato che comunque i due finalisti erano veramente dello stesso livello e hanno saputo comunque confrontarsi in modo leale e comunque è stata anche una bella vittoria quella finale. Quindi faccio i complimenti a entrambi e faccio i complimenti alla Bocciofila Case Nuove per aver organizzato questa bellissima manifestazione.
E ora chiudiamo le interviste con quella al presidente della Bocciofila Case Nuove, Alvaro Capone. Una bella soddisfazione anche quest'anno per questa manifestazione. Sicuramente, ci sono stati quasi 500 partecipanti, la manifestazione è riuscita abbastanza bene e speriamo anche per il prossimo anno che sia così. Un saluto a tutti, un ringraziamento ai sponsor e a tutti i giocatori, a tutti i partecipanti. Le partite dei quarti di finale stanno andando un po' a rilento, ricordiamo il girone di finale della categoria A con Alex Girolimini San Giustese, Manuel Macellari Fontespina, Amleto Moriconi Adriatica, Giuliano Ghiandoni Metaurense, Francesco Tozzoni Civitanovese Gattafoni, Davide Torresi Castelraimondo, Gabriele Franceschetti Castelfidardo, Marco Sabatini Fontespina. E quindi abbiamo un po' di tempo per andare al bar vicino alla Bocciofila, dove ci sono tanti amici e amiche di Fabrizio Casarola, del presidente Alvaro Capone e anche di Robertino. C'è da festeggiare un compleanno, i 75 anni di Angiolì. Rientrati in Bocciofila, ancora suggestionati da quello che abbiamo visto al Bar Baboon, Fabrizio Casarola ci vuol mostrare cosa ci aspetta per la cena di fine gara. Ed è giunto il tempo di andare a vedere le due semifinali, Marco Sabatini Fontespina contro Davide Torresi Castelraimondo, Gabriele Franceschetti Castelfidardo contro Francesco Tozzoni Civitanovese Gattafoni. Bocciata sfortunata per Tozzoni che va al tiro sul pallino, lo sbaglia, 3 punti per Franceschetti, 4-0. Ora vediamo, Sabatini prende il punto. Davide Torresi colpisce, Sabatini colpisce anche lui, ora Davide Torresi viene all'accosto, sta conducendo Torresi per 3-0, ottimo il suo accosto. Sabatini, fa ancora meglio, punto preso, Torresi, colpisce, se ne va anche il pallino naturalmente, ed è un punto per Torresi, 4-0. Tozzoni ha conquistato un punto e ora ci troviamo sul 4-1. Vediamo la bocciata. Ah, e l'errore di Marco Sabatini. Addirittura annullato la boccia sulla gomma laterale. Torresi ha sbagliato la bocciata, però ora con l'accosto conquista il secondo punto, 6-0 per lui. E di là Franceschetti, 2 punti, 6-1. Restiamo su questa corsia, Tozzoni ha preso il punto. Franceschetti colpisce, ancora Tozzoni all'accosto e ancora punto preso. Franceschetti colpisce, Tozzoni, ultima boccia, punto preso, siamo sul 6-2. Altra tornata favorevole a Davide Torresi, un punto a terra, fondo campo.
E ora ha inserito il secondo punto e si porta sull'8-0. In gran spolvero e Sabatini subisce. Ora vediamo. Ottimo accosto per Torresi, boccia dichiarata di volo da Marco Sabatini e bel centro. Altro accosto per Davide Torresi e ottimo anche questo. Sabatini ci riprova di volo. Ha toccato la boccia dietro, ma era quasi perfetta quella bocciata. Ora non prende il punto e Davide Torresi ne approfitta per conquistare il secondo punto e portarsi sul 10-0. Vi ricorda qualcosa? E intanto Tosoni ha accorciato le distanze, 5-6. Davide Torresi a fondo campo lascia due punti a Sabatini e sono i primi due punti per lui, 2-10. E subito dopo vediamo questo accosto valido a fondo campo di Marco Sabatini. E c'è Torresi che va a tirare la boccia corta di Sabatini. La colpisce ma non fa gioco. Ora va a tirare sulla sua boccia laterale Torresi, e però c'è un errore. Sabatini all'accosto con l'ultima boccia. È soltanto un punto, 3-10. Parei come Emanuele, Marco? E intanto Tosoni ha pareggiato, 6-6. E subito dopo Francesco Tosoni fa un bel balzo in avanti, conquista 3 punti, 9-6. E questa è l'ultima boccia di Marco Sabatini, dal 3-10 al 5-10. Davide Torresi, vediamo la bocciata. E gli va bene a fondo campo, 2 punti presi. Non abbiamo potuto riprendere la bocciata di Sabatini, è andata molto bene per lui, 2 punti a terra. Torresi va a tirare la boccia corta e vediamo, lì è un po' sfortunato e Marco Sabatini ne approfitta, conquista 3 punti e si avvicina. Siamo ora sull'8-10. E intanto Tosoni ha conquistato altri due punti, 9-2-11, 11-6. Subito dopo vediamo Franceschetti, ultima boccia, ed è un bel centro e sono 3 punti, 8-11. Davide Torresi sbaglia la bocciata, ora Marco Sabatini va a tirare sulla propria boccia. Naturalmente se ne va anche il pallino, sono 3 punti a fondo campo e Torresi gli lascia la partita. Vince Marco Sabatini, che recupero e che vittoria in finale. Chissà cosa avrà da recriminare Davide Torresi, non lo sappiamo. Francesco Tosoni all'accosto. Passa la sua boccia, prende il punto, boccia coperta, tiro di volo per Franceschetti e colpisce. Siamo sul 9-11. Tosoni all'accosto con la bocciata, non aveva preso il punto, ora c'è Franceschetti, errore per Gabriele Franceschetti. Ora ci riprova e colpisce. Tosoni. Franceschetti ha ancora una boccia da giocare. Tosoni prende un ottimo punto. Franceschetti ancora bocciata sotto mano. Ed è un bel fermo per lui, 2 punti, 11-11, anche questa è una finale emozionante. Tosoni va al tiro sul pallino e lo sbaglia, ultima boccia per Francesco Tosoni, colpisce il pallino, ma il punto a terra e la vittoria è per Gabriele Franceschetti, Castelfidardo. Disputerà la finalissima con Marco Sabatini e quindi ci sono rimaste soltanto le due finali B e A e
Fabrizio Casarola. Non è mai stanco, mai, e non rilascia mai interviste. E allora in campo per la finalissima di categoria A, Marco Sabatini Fontespina, Gabriele Franceschetti Castelfidardo. Per la categoria B, Fabio Cammertoni, 24 maggio, Massimiliano Petrocchi, Tolentino. Gabriele Franceschetti ha conquistato un punto, siamo sull'1-1. E nella B, Petrocchi conduce, 4-2. Franceschetti colpisce. Sabatini prende il punto. Ancora Franceschetti, tira il pallino. Ed è quasi un accosto perché l'ha messo dietro la sua boccia. E ora colpito Sabatini, Franceschetti ha tirato il pallino a fondo campo. Va bene al suo avversario. Un punto a terra, una boccia da giocare. E guardate un po', che bel accosto di Marco Sabatini. 2 punti per lui, 3-1. Cammertoni, punto preso, Petrocchi, da qua non riusciamo a vedere quasi nulla, dovrebbe aver sbagliato la bocciata e anche l'accosto. 2 punti per il suo avversario, 4-4. Franceschetti, colpisce. E non colpisce Petrocchi dall'altra parte, Franceschetti, anche per lui un errore. Petrocchi, ancora un errore sul pallino, ultima boccia. E sono 4 punti per Cammertoni, 8-4. Sabatini all'accosto con l'ultima boccia, secondo punto inserito, 5-1 per lui. Cammertoni alla bocciata, bel centro, 1 punto per lui. E siamo sul 9-4. Sabatini colpisce, Franceschetti all'accosto. Ancora Marco Sabatini, è un centro e c'è spazio per inserire il secondo punto. E lo fa. Siamo sul 7-1. Petrocchi ancora il tiro sul pallino e non sono per lui evidentemente. Ed è la fine, la vittoria per Fabio Cammertoni, 24 maggio. Il ritorno dopo 4 anni in B, sono retrocesso, vabbè certo, quando si vince è sempre soddisfazione. Vorrei dedicarla alla società innanzitutto e poi al mio amico Maurizio Silvestri che ha avuto un brutto incidente e che spero che ritorni presto a giocare con noi. Tutto qua. Torniamo sulla categoria A con Marco Sabatini che conduce per 7-1 su Gabriele Franceschetti. Non ha preso il punto Sabatini e ora Franceschetti inserisce il secondo punto. E così siamo sul parziale di 7-3. Franceschetti ha tirato il pallino, l'ha colpito, bocciata valida, ora di nuovo tiro sul pallino e a fondo campo. Sono 3 punti per Gabriele Franceschetti. Sabatini va a tirare la sua boccia corta e però non gli fa gioco. Ora viene all'accosto Sabatini ed è un ottimo accosto, punto preso. Franceschetti, bocciata importante ma ha sbagliato e ora Sabatini, no, è nulla, 1 punto, 8-3. Sabatini all'accosto, punto preso. Gabriele Franceschetti alla bocciata, colpisce, ancora Sabatini all'accosto, ancora punto preso. Gabriele di nuovo alla bocciata, parte pulita la boccia,
ora va a bocciare il secondo punto, colpisce, vediamo che a fondo campo gli girano bene le bocce e sono addirittura 4 punti per lui, 7-8, bel recupero per Franceschetti, punto a terra, bocciata di volo, Sabatini ha sbagliato, ora viene l'accosto e il punto è preso. Franceschetti, anche lui di volo, bel centro, però gli si sposta il pallino e ora Sabatini non ha difficoltà a riprendere il punto. Punto preso, Franceschetti, colpisce, sono 2 punti, sorpasso 9-8. Ancora Franceschetti alla bocciata sul pallino, pallino colpito. Sabatini per poco non prende il punto, ci riprova all'accosto a fondo campo Marco Sabatini, è lunga la sua boccia, si è annullata, questa è laterale. Franceschetti ha venduto il punto, ora va alla bocciata. Potrebbe anche fare partita se colpisce bene. E ha sbagliato. 9 pari. Anche questa è una partita emozionante. Franceschetti, un bel fermo. Sabatini. Punto preso. Franceschetti. Se ne va anche il pallino e vediamo fondo campo. A fondo campo va molto bene a Marco Sabatini. 3 punti. Franceschetti va a bocciare la sua laterale. E sì, gli fa gioco. Punto preso. Punto preso Marco Sabatini. Tira anche lui la propria boccia. Guardate cosa succede, 3 punti, 9-3-12, incredibile, ha vinto Marco Sabatini, Ponte Spina. La fortuna aiuta gli audaci. Tanto per vincere ci vuole anche quella. Però, Hai recuperato prima una semifinale. Prima sinceramente all'inizio non mi è andata molto bene, anzi, senza sbagliare poco o niente, il punteggio era nettamente per l'avversario. Adesso te l'ha recuperata lui? E adesso invece l'ha rimessa sotto. Vabbè, è stata, penso, una bella partita. Poi ti metti, Marco, una dedica? Dedica alla società, via, sempre come la società, come sempre.
Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.